mentre dei fan stanno in attesa chiaramente qui fuori dall'albergo che è proprio vicino al teatro Ariston, c'è un tapiro immenso davanti a noi, c'è Valerio Staffelli. La domanda è: a chi consegnerà questo tapirone? Si aprono e si accettano scommesse, ovviamente. Proviamo a vedere se ci racconta qualcosa, se ci dice a chi vorrebbe consegnare un tapiro e ancora non è riuscita a consegnarlo. Nel frattempo stanno arrivando laggiù gli Spandau che stanno entrando là. Non so se li vedi, non so, c'è scritto Ariston lì, c'è una porta aperta in mezzo alla gente e ci sono gli Spandau che stanno entrando, Tony Hadley che si ferma a fare un po' di autografi, ovviamente, perché ci sarà la conferenza stampa adesso. E adesso proviamo invece a concentrarci su Valerio Staffelli, vediamo. Ed è così, questo ragazzi è quello che può succedere a Sanremo, il delirio. Arrivo, guarda com'è, un sacco di gente che fa le foto. Valerio di qua. Sì, a me piace, mi piace. Allora, noi siamo venuti a consegnare questo tapiro gigante alla RAI, perché abbiamo scoperto, ci hanno comunicato con un'associazione che difende i diritti dei consumatori, praticamente ha scoperto che Affari Tuoi è gioco d'azzardo. Perché non è un gioco che funziona casualmente, ma cioè, la fortuna arriva in un certo modo, e quindi proprio a seguito di questa problematica questa associazione ha denunciato all'antitrust Affari Tuoi e ha detto: scusate un attimo, questo è un gioco che funziona con la fortuna, non ha gli schemi, la capacità della gente non li porta a vincere, e quindi questa associazione ha denunciato all'antitrust la RAI per questo motivo. In più c'è un programma online di Affari Tuoi nel quale la gente può scommettere con la carta di credito e incominciare a giocare, e quindi possono perdere dei soldi, ed è gioco d'azzardo vero e proprio. Difatti tutte le sere su Rai 1 va in onda un programma che incentiva il gioco d'azzardo e non comunica che in realtà chi sta facendo questa operazione spende dei soldi. Entriamo nel meccanismo dei giochi d'azzardo, allora Affari Tuoi, per essere regolare, dovrebbe avere le scritte sotto che indicano: attenzione, il gioco può rendere dipendenza, il gioco è vietato ai minori di 18 anni, spiegare queste cose. Questo dovrebbe essere. Noi siamo venuti a richiamare l'attenzione del direttore generale, del presidente della RAI, degli editori di Rai 1, e comunicargli che c'è questa denuncia presentata all'antitrust e che devono stare attenti, perché la RAI è un bene di tutti, tutti paghiamo il canone, e in questo modo si incentiva la gente ad andare a giocare d'azzardo, non è bello, capito? Quindi il motivo per il quale consegniamo il tapiro gigante è questo. E tu hai, c'è un tapiro che vorresti consegnare che ancora però non ti è riuscito? Guarda, dopo 19 anni di Striscia e migliaia di tapiri, ogni tapiro per me è emozionante come il primo. Quando qualcuno combina qualcosa non riesco a stare a casa, devo andare a premiarlo, quindi stasera consegneremo questo, domani stiamo già lavorando su una nuova consegna, quindi non ci fermiamo mai. Ma devo dirti che non c'è un tapiro che desidererei consegnare in questo momento, assolutamente. Il festival va bene, la musica è divertente, Carlo sta facendo un buon lavoro, i cantanti sono tutti bravi, io tifo per Raf. Grazie mille, un saluto a Fan Week. Fan Week? Ma io vi vedo tutti i giorni. Siete Fan Week? Ma un'emozione! No!